bentornati, siamo ci noi. Siamo, Gabriella, ci siamo, c'è anche l'albero. C'è l'albero e c'è il nostro viaggio che, insomma, come ogni mercoledì ci porta tra quelle amministrazioni che hanno messo in pratica tante buone idee per migliorare la vita dei cittadini. E siccome, insomma, le buone idee per fortuna sono contagiose, beh, queste buone pratiche, Massimiliano, da una parte all'altra d'Italia si stanno diffondendo. Ecco, perché oggi c'è qualcosa in più. Insomma, oggi vi racconteremo come un'esperienza che funziona su un territorio possa essere esportata e funzionare anche su un altro territorio, portando anche lì buoni frutti. Ma per capirlo meglio, perché dobbiamo capirlo meglio, che entri pure la nostra ospite. Sorridente, malgrado il peso, non sa cosa l'aspetta. Benvenuta alla sua camera. Grazie. 4, grazie, la guardi, si presenti. Buongiorno, sono Anna Maria Bigon, sindaco di Povegliano Veronese. Diventerà un ecomuseo, stiamo lavorando per questo motivo. E tra poco ne parliamo, intanto spostiamo la scatola e sbircio, mentre tu procedi. Intanto il sindaco, insomma, ci racconta un po' Povegliano Veronese, questo paese, com'è, quanti abitanti ha, perché allora lo ama. Allora, lo amo tantissimo perché è il mio paese, lo governo da 10 anni quasi. E, ecco, vediamo la Villa Baladoro, Povegliano 7.000 abitanti, un territorio di 18 km quadrati, quindi relativamente piccolo, però dico sempre ai miei cittadini che la prima volta che mi sono candidata ho detto che diventerà un paese grande. Credo che di aver contribuito quanti a farlo diventare. Quanti anni sono passati da quella mezza promessa? 9 anni e mezzo. Ce l'abbiamo quasi fatta? Io credo di sì. Sai che sono tornato indietro di 25 anni? Ti vedevo assorto. Questo è un codice civile, peraltro redatto dal Trabucchi, sì. Autore di volumi, perché ha fatto giurisprudenza importanti. Perché ci ha portato questo codice? Perché? È il mio lavoro. Io sono avvocato e lavoro nel campo civile. Mi è servito tantissimo la competenza, quantomeno l'esperienza di avvocato, perché credo che l'amministratore deve essere anche competente. Ecco, appunto. Magari. E faceva l'avvocato, poi a un certo punto ha deciso di entrare in politica. Lo fa ancora. Sì. Ci mancherebbe altro. Sono anche mamma e moglie. Hai capito, Massimiliano, le donne tu che ti lamenti tutti i giorni, no, guarda, è una cosa questo è la marcia in più. Allora, perché ha deciso di entrare in politica? Non è una decisione, che è un coinvolgimento nel momento in cui uno ha una passione o quantomeno, a parte che anche fare l'avvocato è mettersi a disposizione comunque dei problemi degli altri. E la politica è anche questo, io credo, cercare di risolvere le problematiche in modo trasparente, legale e onesto, e quindi credo che sia la messa a disposizione delle altre. Dovrebbe essere una cosa ovvia, l'onestà, ma che invece oggigiorno diventa quasi un requisito. Allora, lei fa l'avvocato, fa il sindaco, fa la mamma di quanti figli? Due. Due che hanno quanti anni? Angela ne ha 18, Mattia ne ha 12. Ha avuto un attimo di esitazione? No, perché 18 adesso è poi ne abbiamo Massimiliano. Chiede a Massimiliano le date, tutto, che lo sono sono preparatissimo. Vediamo un po'. Io le chiedo, e aiuti anche la nostra Facondo, la prego, come fa a fare tutto questo? Come fa a conciliare tutto questo? Ma guardi, allora, la cosa, io vorrei partire dalla dichiarazione che ho sentito qualche giorno fa da parte di alcuni nostri rappresentanti politici o candidati anche a Roma. Ne abbiamo parlato anche qua, Ecco. C'è una grande discussione su questo. Sì, sì. Ma guardi, nella mia piccola esperienza, ma che comunque, insomma, investe qualche anno della mia vita, anzi parecchi anni, ho visto uomini scappare di fronte a dei problemi. Ho visto donne e uomini che lavorano bene. Allora io dico, non è questione di essere donna, è questione di essere uomo. Io credo che i generi devono essere rappresentati, perché se avessimo più donne all'interno di un Parlamento o comunque di una rappresentanza amministrativa all'interno dei paesi, avremmo più servizi. Avendo più servizi, automaticamente la donna avrebbe più fiducia e più supporto. Ecco, perché e la donna troveremo, ce la può fare, ma deve essere aiutata anche fuori. In poi perché la donna è l'elemento fondamentale della donna, perché noi siamo diversi, uomini e donne, la diversità è bellissima. È ovvio che nel momento in cui la donna si prende in carico dei figli, dei genitori, magari dei parenti o quantomeno della famiglia, credo per sensibilità più dell'uomo, sindaco, ha bisogno. Non so perché le hanno dato quel premio, tra poco ce lo dice, se lo meritava solo per quello che ha detto adesso. Allora, quando avete vinto il premio che è bilanciato sulla mano di Massimiliano? Beh, l'abbiamo vinto qualche anno fa e tra l'altro è un premio della sezione Comuni Virtuosi, che comunque Povegliano fa parte dal 2008 come socia di questo
di questo comune. È comunque un premio a livello nazionale, vero, aperto a tutti. Come comune virtuoso, ma come per comune quale virtuoso? Progetto? Per progetto sull'ambiente, sulla gestione del territorio. Noi abbiamo fatto più progetti rivolti al territorio. Io credo che Povegliano è diventata grande anche per questo motivo, nel senso che noi abbiamo recuperato l'ambiente tutelando... Che tipo di ambiente è? Ci faccia capire che recupero avete. Allora, noi abbiamo 39 risorgive all'interno del paese. Le risorgive non le diamo per scontato? Sì, sì. Che cosa sono? Allora, sono dei riflussi d'acqua che vengono dal terreno. Eccole qua. Eccole qua. Erano, quando sono diventata sindaco, erano depositi di immondizia. Di scarica. Esatto, le abbiamo recuperate, riqualificate, abbiamo fatto dei percorsi pedonali. E abbiamo riportato l'ambiente, una qualità dell'ambiente molto alta, a mio parere. Insomma, un premio meritatissimo. Ecco, allora, però non riguarda solo il discorso del verde o quantomeno delle risorgive, riguarda anche il fatto del centro commerciale naturale o quantomeno della riqualificazione del centro urbano e cementificazione esterna zero. Ecco, recuperiamo quelli che sono i fabbricati antichi, sì, e li mettete a disposizione storici, della collettività. Comunque quell'intervento lì bello, no? Dove sono queste risorgive, è valso anche il ritorno in massa di un animaletto che è un po' il simbolo del vostro comune, di un insetto, libellule. La libellula. Difatti il fatto alla libellula è un indicatore della salute dell'ambiente. Proprio così. E, oltre che all'immagine della bellezza, tra l'altro, perché più della farfalla la libella rappresenta anche la bellezza. E sono la vediamo lì, quello lo stemma del vostro paese. Ne vedo quattro di libellule nel vostro stemma. Sì. Allora, Povegliano, già nell'antichità, essendo un paese d'acqua, perché abbiamo tantissima acqua, come dicevo prima, tante risorgive, le libellule nell'antichità ce n'erano tantissime, anche perché aiutavano quello che, siccome che mangiano quelli che sono, è un insetto che mangia gli insetti, quindi mangia anche le mosche, le zanzare, eccetera. Però è un indicatore della salute perché ci sono quando l'ambiente è pulito. E quindi tornando, riqualificando le risorgive del nostro ambiente, sono tornate le libellule. Avete avuto anche quella certificazione dalle Viva libellule. Le libellule, insomma, sì. Perché vuol dire che l'aria Benissimo. È buona. Sì. Allora, abbiamo parlato del premio Comune Virtuoso che avete ricevuto nel 2012, sì. Se non sbaglio. E allora noi facciamo entrare Marco Boschini, che è il coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. Che entri pure, bel applauso. Benvenuto, grazie, benvenuto. Grazie. Allora, ci spiega quando nasce l'Associazione dei Comuni Virtuosi e perché nasce, con quali obiettivi? L'associazione nasce nel 2005 su iniziativa di quattro comuni, Colorno, di cui dove io ho fatto l'amministratore per 15 anni, in provincia di Parma. Era bambino quando sì, ho iniziato. Praticamente sì. Melpignano in provincia di Lecce, Vezzano Ligure in provincia di La Spezia e Monsano in provincia di Ancona, che è anche il luogo, diciamo, della nostra sede istituzionale. E nasce con un'idea, un'intuizione forse nel nostro piccolo, cioè quella di mettere insieme le buone esperienze. Oggi abbiamo sentito il sindaco di Povegliano e sono tantissime le esperienze virtuose in Italia che non si conoscono, di cui i media, non voi ovviamente, ma la maggior parte dei media fingono di non conoscere o perlomeno ignorano. E il nostro obiettivo è un obiettivo culturale, far sapere che si può fare buona amministrazione in questo paese con trasparenza, con onestà, con spirito di servizio, cercando di cambiare in meglio possibilmente e noi quello dimostriamo ogni la vita dei cittadini, perché appunto ospitiamo diverse esperienze. Prima la nostra regia aveva dato il sito, no? comunivirtuosi.it, dove si può leggere della vostra attività. Io però adesso le chiedo, quanti comuni fanno parte della vostra associazione? Siamo una novantina di comuni sparsi in tutte le regioni italiane. Andiamo dal più piccolo comune, che ha circa 300 abitanti in provincia di Oristano e si chiama Villa Verde, ai 180.000 abitanti di Parma. E alcuni qui abbiamo cominciato ad ospitarli. Sindaco, voi quando avete deciso di far parte dell'Associazione dei Comuni Virtuosi? Nel 2008. Che cosa vi ha spinto ad entrare? Allora, io sono stata eletta nel 2006 e la necessità immediata come sindaco era quella di avere la possibilità di essere in rete con altri sindaci. Con ovviamente gli stessi obiettivi, con ovviamente le stesse modalità, le tecniche, tutti i progetti ecosostenibili, quindi con trasparenza ovviamente nella... E quindi condividere anche le progettualità. Ci siamo iscritti all'interno di questa associazione e devo dire che oltre a un gruppo di amministratori siamo anche un gruppo di amici. Quindi sosteniamo quelle che sono le progettualità, le mettiamo in rete, le condividiamo, sono benefici per i sindaci che magari sono appena stati eletti, ma nello stesso tempo sono dei benefici anche economici. Certo. Io però vorrei chiedere a Boschini,
Quali requisiti deve avere un comune per far parte dell'associazione? C'è un minimo? C'è un minimo, ovviamente, quanta percentuale di raccolta differenziata, quanto poco consumo di suolo, quanta mobilità sostenibile, quanti progetti per legati ai nuovi stili di vita, quindi per incentivare nelle comunità locali un cambiamento che non dobbiamo aspettare dall'alto ma che dobbiamo produrre dal basso. Però ci sono anche degli atteggiamenti, io parlo sempre di curiosità, di voglia di mettersi in gioco, di passione, sentivo parlare prima di passione. Se c'è una cosa che mette insieme come filo conduttore tutte queste esperienze, che sono diversissime tra loro per propensione politica, per collocazione geografica, è proprio questa. Io nel mio ruolo di coordinatore ormai conosco un po' tutte queste amministrazioni, sono prima di tutto persone, prima che politici e prima che amministratori, e hanno questo elemento comune di voglia di fare il cambiamento, di agirlo. Noi quest'anno abbiamo aperto il tesseramento ai cittadini e abbiamo scritto questa frase di Gandhi: sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E il tema è proprio questo. Mi pare che i vostri parametri, insomma, con cui li fate entrare sono gli stessi di Siamo Noi. Sindaco, ecco, lei ce l'ha detto quanto è importante, quando io sono stata eletta, ha detto fare rete, no? Ritrovarvi tutti insieme. Perché è così importante, secondo lei, soprattutto per i piccoli centri? È importante perché spesso non abbiamo supporti, nel senso che prima di tutto la competenza è necessaria per avere la possibilità quantomeno di verificare quello che è l'operato degli uffici, ma soprattutto di fare quello che è la funzione dell'amministratore, indicare agli uffici cosa fare. Nel momento in cui si viene eletti, tante volte si è scoperti di queste funzioni. E non c'è una scuola di amministrazione, noi all'interno dei comuni virtuosi facciamo la scuola di altra amministrazione, che non vuol dire alta, vuol dire diversa, e questo aiuta a formare le amministrazioni. Io credo che la competenza, oltre che la passione, siano degli elementi qualificanti. È vero che il diritto alla democrazia ti dà la possibilità di far eleggere qualsiasi persona, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo dare gli strumenti a queste persone, perché le leggi sono complicate. Noi abbiamo fatto degli appalti che altro che la laurea in giurisprudenza. Se lo dice lei che sono complicate le leggi. Peccato che a Roma non si candida. Sarebbe la 27esima candidata. Boschini, mi perdoni, ma a me piace il concetto di contagio, no? Perché lei lo accennava prima, no? Un'esperienza può servire da comune a comune. Ci fa qualche esempio di buona pratica esportata? Ma sono tantissime. Noi cerchiamo proprio di mettere in contatto gli amministratori e i funzionari, che poi hanno il compito di tradurre in pratica l'idea, lo spunto, che è quello che dovrebbe fare la politica, immaginare, avere una visione, e poi c'è qualcuno che nel pratico costruisce gli strumenti operativi. Ci sono tantissimi esempi di nostri comuni che tra di loro si mettono in discussione e non hanno paura di copiare qualcosa che già funziona, che è un po' il vizio del nostro paese. Diffondere le buone pratiche, tali proposito arriviamo noi, perché vi raccontiamo, anzi non ce lo racconta lui, ce lo racconta il sindaco di Agerola, che è vicino, insomma, alla costiera amalfitana, insomma, che addirittura, pensate, quindi dal sud, per risolvere il problema dei rifiuti, beh, si è fatto dare un consiglio dall'assessore di Ponte delle Alpi, un comune veneto in provincia di Belluno, dove sono state trovate ottime soluzioni, e vediamo che cosa è venuto fuori da questo incontro. Il 16 maggio 2011 divengo sindaco di Agerola. In campagna elettorale avevamo già raccontato ai nostri concittadini che c'erano altre realtà in Italia molto ma molto più avanti di noi nel campo ambientale, soprattutto nel campo della raccolta differenziata. Da subito cominciamo a studiare modelli di riferimento per tentare di far diventare anche Agerola un paese virtuoso. Cerchiamo un comune simile al nostro che possa essere di riferimento per le nostre politiche ambientali. Vedo un servizio per televisione su Ponte nelle Alpi, un paese orograficamente anche simile a noi, oltre che demoscopicamente, nel senso che ha tante frazioni come Agerola. Alzo il telefono e telefono al comune di Ponte nelle Alpi e chiedo dell'assessore all'ambiente. Fu così che conosco telefonicamente Ezio Orzes, un assessore molto bravo, molto capace, che da subito si dichiara disponibile a darci una mano e da subito prende a cuore la situazione di Agerola.
Allora, Antonio, oggi è multimateriale, quindi facciamo la zona di San Lazzaro, seguiamo il giro come da programma. Già dal primo mese abbiamo toccato percentuali molto, molto alte, molto oltre il 70%. In effetti la percentuale di raccolta differenziata, insomma, annuale dal 2012 in poi si è impennata sempre di più e oggi siamo attestati su base annua oltre il 75%, con picchi che superano addirittura l'80%. In genere quando parte la raccolta differenziata subito c'è un'impennata e poi c'è un assestamento al ribasso. Invece a noi, proprio perché penso abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione molto intensa, che è partita dalle scuole, passando attraverso le famiglie, le associazioni, siamo riusciti ad innalzare sempre di più i dati e la percentuale di raccolta differenziata. Raccogliamo l'umido solo due volte a settimana, l'indifferenziata solo una volta a settimana, perché essendo la frazione residua e siccome deve abbassarsi sempre di più la percentuale di indifferenziata, non ha senso raccoglierlo più volte a settimana, e gli altri giorni raccogliamo il giovedì appunto multimateriale, poi un giorno carta e cartone, un giorno vetro. Questo è il punto di raccolta, la nostra isola ecologica, dove vengono conferiti tutti i materiali differenziati. I camion arrivano, prima che noi entravamo in amministrazione, nel maggio 2011 l'isola ecologica era proprio in stato di abbandono, in condizioni pessime. Il 2 luglio del 2012 scompaiono le discariche e noi in una notte trasformiamo le discariche in aiuole fiorite. Da quel momento è partita una rivoluzione che ha segnato il riscatto dell'orgoglio, della volontà, dell'impegno della nostra comunità. Sindaco, lo confessi, avete copiato qualche buona pratica? Sì. Quale? Nel senso, il centro commerciale naturale. Il primo sindaco che ho conosciuto all'interno dei Comuni Virtuosi è stato il sindaco di Corchiano. E sono andata a visitarlo, il suo centro, il centro commerciale naturale, quindi è l'abbellimento, la riqualificazione, la ristrutturazione degli immobili storici del paese. Abbiamo fatto la stessa identica cosa. Il sindaco di Corchiano, sono andata a trovarla anch'io, Massimiliano, perché non era troppo colpito. Questa è una notizia importantissima da dare ai nostri. Però ci tenevo a darla, a condividerla con te. Ma non ha copiato però l'altra iniziativa, perché questa iniziativa ci piaceva anche solo per il titolo, il bando alle ciance. No, che cos'è? Non l'ho detto a te. No. È un'iniziativa vera. Noi facciamo 3 progetti durante l'anno. Uno è questo, che è per i giovani, uno per gli anziani e uno per i disoccupati. E questo copre la fascia d'età che va fino a 30 anni, per appunto i giovani laureandi, diplomati o comunque disoccupati in quel momento. Abbiamo appena preso un contributo regionale grazie a questo bando pari a 18.000 euro, li metteremo a disposizione con dei voucher e quindi i giovani verranno impiegati all'interno dei vari servizi del territorio. Noi crediamo che l'intervento di queste persone, sia dei disoccupati in età adulta, che dei giovani, che degli anziani, sia fondamentale, ecco. Fondamentale. Vede tutte quelle foto lì? Le vede sull'albero? Sì. Le ho scattate tutte io. Ecco, mi tocca farlo di nuovo. Venga con me, lo sfondo è quel muro bianco che vede di fronte, si giri dalla mia parte, un bel sorriso ed è la foto. Torniamo di corsa al nostro tavolo. Afferriamo l'ultimo oggetto. Io ho non una vedi l'ora irresistibile. Di posso? Eccolo qua, fai. Tanto se non glielo davamo il permesso lo facevo lo stesso. Allora, perché sindaco il campanello di una bicicletta? Perché puntiamo tantissimo su quello che è il turismo ecosostenibile. Per noi la bicicletta e quindi le piste ciclabili sono fondamentali per una diversa mobilità. E quindi stiamo riqualificando tutto il territorio di Povegliano, mettendolo appunto in sicurezza per le biciclette e favorendo a loro ovviamente una mobilità diversa da quella che è l'autovettura, perché se noi diciamo sempre che l'inquinamento è alto, dobbiamo anche trovare come amministratori strumenti diversi. E quella è una bella strada. Una cosa bellissima che avete fatto, che non possiamo tacere velocemente, è stato che avete avuto una base missilistica in disuso gratuitamente dal Ministero della Difesa per farne cosa? Allora lì faremo un progetto particolare. Veloce, veloce.
ecco, particolare, farà parte di questo ecomuseo, faremo quello che è una parte faunistica e quindi lo metteremo a disposizione delle varie attività didattiche del territorio, della provincia, ma anche del nord, sarà parte di questo progetto di ecomuseo. Boschini, con altrettanta rapidità, ma non è che i grandi comuni dovrebbero un po' imparare dai piccoli? I grandi comuni possono fare esattamente le stesse cose, anzi di più, perché hanno più mezzi e più disponibilità. Qualche comune sta cominciando a farlo, Parma, Trento, Forlì, sono esperienze che danno più forza alle nostre piccole realtà. Insieme a tutti loro saremo dal 17 al 19 giugno al Festival della Lentezza a Colorno, perché abbiamo l'ambizione di cambiare questo paese piuttosto che cambiare paese. Sempre di corsa, andiamo ad arricchire il nostro albero con la foto del sindaco Bigon. Ecco qua. Un cognome che mi piace tantissimo. Allora, grazie ai nostri ospiti che hanno dato qualche iniziativa, qualche idea, anche candidato dobbiamo sindaco chiudere alla capitale. Grazie Anna Maria Bigon, grazie Marco Boschinzi, ritorna domani e adesso, come ogni giorno, la linea va al diario di Papa Francesco. Domani 15:20, arrivederci. Grazie, bravissimo. Grazie.